In questo numero di AgriFood Magazine, allarme gelo sulle piante già in fiore. Vino, 2023 sottotono, ma l'export tiene. In aumento le aziende agrituristiche. Florovivaismo, le produzioni italiane oltre i 3,14 miliardi di euro. Il freddo e la neve che sta colpendo l'Italia in questi giorni sta danneggiando le coltivazioni di verdure e ortaggi in un inverno fino ad ora bollente che ha mandato in tilt la natura anche con gemme e fiori fuori stagione e che ora rischiano di essere distrutte dal freddo con la conseguente perdita dei raccolti. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti per l'arrivo del ciclone d'aria artica con l'allerta meteo in 8 regioni. L'arrivo del maltempo con il freddo artico interessa praticamente l'intero paese dopo un 2023, sottolinea la Coldiretti, che ha fatto registrare un dicembre bollente con la temperatura che è stata di 1,05 gradi superiore alla media storica nei primi 11 mesi dell'anno. L'arrivo del grande freddo colpisce le coltivazioni invernali in campo, come cavoli, verze, cicorie e broccoli, che reggono anche a temperature di qualche grado sotto lo zero, ma se la colonnina di mercurio scende repentinamente o se le gelate sono troppo lunghe, si verificano dei danni. A rischio anche fiori e gemme di piante e alberi, con pesanti effetti sui prossimi raccolti. L'agricoltura, conclude la Coldiretti, è l'attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici e che comportano anche un balzo dei costi per il riscaldamento delle serre per la coltivazione di ortaggi e fiori, che risente dell'impennata della bolletta. Il 2023 del vino si è contraddistinto per una forte contrazione della produzione mondiale e un rallentamento degli scambi internazionali. Secondo quanto rileva Ismea, in Italia, con 39 milioni di ettolitri di vino stimati a fine anno, l'ultima vendemmia si posiziona tra le più scarse degli ultimi decenni. L'esito produttivo è tuttavia ampiamente controbilanciato dall'incremento delle giacenze, mai così elevate da inizio millennio, con 51 milioni di ettolitri censiti al 31 luglio 2023. L'accumulo degli stock in cantina, accanto a una domanda nazionale ed estera non particolarmente dinamica, hanno condizionato negativamente i listini all'origine per quasi tutto il 2023. Solo a partire dall'estate, con le attese di una riduzione produttiva, le quotazioni, soprattutto nel segmento dei vini da tavola, hanno ripreso un minimo di slancio. Non è stato però sufficiente a ribaltare la tendenza negativa nella media d'anno. Sul fronte dell'esportazione, i primi 9 mesi del 2023 hanno fatto segnare una sostanziale stabilità dei volumi inviati oltre frontiera. In lieve calo i valori per il diverso mix di prodotti, con una crescita del peso degli sfusi a favore dell'imbottigliato. Frenano anche gli spumanti, con un meno 3% in volume e un più 2,5% in valore. Tra i big, l'Italia è l'unico paese a non aver subito riduzioni dei quantitativi spediti all'estero. La Spagna ha perso il 4% circa sia in volume che in valore, mentre la Francia ha ridotto i volumi dell'8%, perdendo in valore l'1%. Molto peggio hanno fatto i paesi oltreoceano. Cile, Argentina e Stati Uniti hanno mostrato flessioni di quasi il 30% delle esportazioni in volume, mentre l'Australia si è fermata a meno 8%. Nel 2022 le aziende agrituristiche attive sono 25.849, in aumento dell'1,8% rispetto al 2021, secondo quanto rileva l'Istat. Nel 2004 erano poco più di 14.000, oggi il loro numero è pressoché raddoppiato. Il tasso di crescita medio annuo è del 3,8%. Sempre nel periodo 2004-2022 aumentano le strutture con il servizio di degustazione. Nel 2022 il valore corrente della produzione agrituristica è di poco inferiore a 1,5 miliardi e contribuisce per il 4% alla formazione del valore economico dell'intero settore agricolo, sul quale gli agriturismi incidono per poco più del 2%. Rispetto al 2021 il valore economico del comparto aumenta del 30% e sembra avere così superato la forte flessione dovuta alla crisi sanitaria da Covid-19. Il 76% dell'intero valore economico è prodotto dalle aziende del nord-est e del centro. Ben al di sotto si posizionano il nord-ovest, il sud e le isole. Questo divario territoriale, tuttavia, è bilanciato da una crescita omogenea in tutte le macro aree geografiche che, rispetto allo scorso anno, è del 32% per il nord-est, del 30% per il nord-ovest, il sud e le isole e il 28% per il centro.
Nel 2022 le nuove attivazioni sono 1.386. La permanenza sul mercato delle aziende al 2022 è in media di 11,4 anni. Toscana, Liguria, Sicilia, Lombardia e Lazio guidano nell'ordine la classifica delle regioni italiane che registrano il più alto valore alla produzione del settore florovivaistico nazionale, cresciuto dell'11,4% rispetto all'anno precedente. Un valore che nel 2022 ha superato i 3,14 miliardi di euro, il 4,5% della produzione a prezzi di base dell'agricoltura italiana. L'andamento di settore emerge con la presentazione di My Plant and Garden, fiera internazionale del verde professionale in programma a Fiera Milano Ro a febbraio 2024. Dal punto di vista numerico sono 17.000 le aziende e oltre 45.000 gli ettari di terreno dedicato al florovivaismo italiano. Nel 2022 la produzione di fiori e piante in vaso ha superato quota 1,46 miliardi di euro più 11,4%, mentre la produzione dei vivai sfiora il valore di 1,68 miliardi di euro rispetto agli 1,48 miliardi del monitoraggio precedente. Secondo lo studio di mercato, l'Italia è la seconda esportatrice europea del prodotto ortoflorovivaistico dietro ai Paesi Bassi e davanti a Germania e Spagna. L'export tricolore, infatti, ha raggiunto quota 1,23 miliardi di euro, in leggera crescita rispetto al 2021.